Un convegno nato con l'obiettivo di fornire spunti di riflessione e validi strumenti per la gestione di determinate dinamiche stressogene che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Ad organizzare l'incontro il SAP, Sindacato Autonomo di Polizia, da sempre sensibile alle necessità e ai bisogni dei colleghi che oltre ad essere poliziotti sono uomini e donne dotati di una loro sensibilità ed empatia e che possono risultare fragili come una qualunque persona comune. Un solo esempio, gli agenti di polizia sono tra i primi ad arrivare sul luogo della scena del crimine ed assistono spesso a situazioni psicologicamente molto stressanti. Il SAP ha voluto inoltre mettere in evidenza un terribile fenomeno che mostra attraverso i dati raccolti negli anni che il numero di agenti delle varie forze di polizia morti per suicidio è più del triplo dei colleghi feriti a morte nell'esercizio delle loro funzioni. Stefano Paoloni, segretario generale del SAP. La nostra è una professione particolarmente stressogena e a volte questi momenti di difficoltà vengono portati anche al di fuori dei contesti lavorativi e bisogna avere la capacità di poter affrontarli in modo corretto prima che degenerino. Quindi confrontarci e avere suggerimenti come meglio gestire questi momenti di difficoltà è importante. Questo è il motivo principale per cui abbiamo organizzato questo evento. Al tempo di oggi questa parola resilienza indica tante cose, no? Certo, bisogna abituarsi ad affrontare i momenti più difficili, sia a livello professionale che a livello personale e per quanto ci riguarda è richiesto sempre un particolare equilibrio e per questo bisogna conoscere anche tecniche per superare questi e affrontare questi momenti.